Nell'aria si sente forte l'odore acre e in pineta si vede ancora tanto fumo che esce dalle carcasse degli alberi bruciati. Pescara si è risvegliata dall'incubo infernale e questa immagine dall'alto della zona colpita rende perfettamente l'idea di quello che è accaduto ieri pomeriggio. La furia delle fiamme è iniziata a due passi da Fosso Fallelunga in pieno villaggio Alcione per poi estendersi alla zona della Pineta d'Annunziana. Gente in strada, in fuga dalle case lambite ma anche colpite, aggredite dalle fiamme. Evacuati bagnanti che stavano tranquillamente in spiaggia, momenti di puro panico. Oltre alle fiamme sempre più vicine e minacciose, il continuo via vai di sirene e mezzi di soccorso e il volteggiare di mezzi aerei che cercavano di spegnere l'incendio dall'alto. Alcune persone sono finite in ospedale intossicate dal fumo, compresi 8 poliziotti e 6 carabinieri. Tanti, tantissimi danni alle cose e soprattutto al patrimonio naturale della città ancora da quantificare. La procura di Pescara ha aperto un fascicolo, si teme la matrice dolosa, ma le indagini sono in corso e si saprà di più e meglio nei prossimi giorni. Questa mattina una delegazione del comune di Pescara si è recata in zona proprio a ridosso della riserva integrale del comparto 5 della Pineta. Sentiamo il sindaco Carlo Masci. Io mi auguro che se c'è una mano assassina possa bruciare nell'inferno, perché quello a cui abbiamo assistito ieri è stato veramente drammatico, un attacco al cuore della città, al polmone verde di Pescara, la sua tradizione, la sua storia, le sue radici. Poi il fuoco si sviluppava in più punti, il vento portava la pilli dovunque, abbiamo visto fiamme altissime, poi spegnersi e un attimo dopo ripartire, cose mai viste. Si sentiva quasi accerchiati. Sì, eravamo accerchiati e non sapevamo come uscirne perché sembrava imbattibile il fuoco. Poi alla fine, verso le 8 di sera, dopo 4 ore di lotta, il fuoco è stato domato. Tanti danni per quel che riguarda le persone sfollate, feriti, qual è la situazione? Sì, noi abbiamo dovuto evacuare tutti i condomini che erano intorno alla Pineta, le zone dove c'era il fuoco e dove divampavano le fiamme. Ieri sera hanno dormito fuori casa 60 persone, 39 ricoverate in albergo e il resto in case private, 33 suore, perché come sapete qui c'è un istituto proprio in via De Cecco dove ci sono le suore anziane, le abbiamo tutte ricoverate in un albergo, sono tutte in buone condizioni, abbiamo avuto 20 persone che sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso, però ho parlato col direttore generale ASL, non c'è nessuna situazione di pericolo o di gravità sanitaria, quindi diciamo che da questo punto di vista la situazione è sotto controllo. Anche le case non ci sono particolari danni, abbiamo visto macchine bruciate, stiamo contando i danni. Danni che contano anche i balneatori, qui siamo presso lo stabilimento Il Tramonto, 16 palme andate in fumo e decine di lettini. Sentiamo il racconto commosso di Aldo Schiavone. Il mio figlio che è andato a aiutare. Si sta commuovendo, ricordando quei momenti veramente drammatici. Noi adesso li stiamo raccontando il giorno dopo, però posso capire la sua commozione. Ci diceva proprio che suo figlio è andato chiamato, Marco Schiavone è stato chiamato da una persona che era impaurita perché in casa sua che cosa stava succedendo? Dalla villa di Fedele, che manchi i vigili riuscivano a entrare, lui è entrato e è riuscito a spegnere o a salvare qualcuno. Un nome in particolare lo voglio dire a gran voce, che è un grande amico ed è Marco Schiavone, che dalle vostre telecamere ho visto che casa mia prendeva fuoco in diretta, con una vostra diretta, e devo dire veramente grazie a Marco, perché è stato colui che mi ha salvato tutto ciò che vedete e che siamo riusciti a salvare. Sono iniziati ad arrivare dei detriti infiammati. I lapilli infiammati. Dei lapilli, e quindi abbiamo preso la roba, ce ne siamo andati. Mentre stavamo andando abbiamo iniziato a vedere le palme che prendevano fuoco. E loro prontissimi con gli estintori, però ovviamente era una catena, non ce la potevano fare. E siamo usciti, io avevo la macchina qui di fronte, ho dovuto mettere gli asciugamani bagnati sul viso perché non si respirava e non si vedeva nulla. E ci tengo a dire che oggi siamo qui proprio perché dobbiamo dare forza a questo stabilimento, clienti storici, e saremo sempre con loro. Siamo rimasti solo io e mio nipote. Cercare di aiutare, ma non ci stava niente da fare. A un certo punto ci siamo andati perché il fumo era, gli occhi lacrimavano.
E questa mattina il prefetto di Pescara, Giancarlo De Vincenzo, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, in cui si è fatto il punto anche sugli altri incendi scoppiati in provincia. Dove si sono sviluppati gli incendi? Noi sappiamo in 3 comuni soprattutto, poi magari aggiungere qualcosa a lei, Farindola, Bolognano e Città Sant'Angelo. Sì, ci sono stati poi diversi focolai da ieri sera, anche questa notte che abbiamo seguito, anche nei comuni di Serra Monacesca, Castiglione, Accasauria, quindi focolai sparsi. Adesso c'è stato un altro piccolo focolaio anche a Città Sant'Angelo, Montebello di Bertona. Lì la situazione com'è in questi comuni? La situazione attualmente sono tutti focolai sotto controllo, comunque spenti. La situazione sulla quale, diciamo, si sta lavorando più intensamente è quella di Bolognano.